Salve amici e amiche e bentornate nel mio canale Nuvoli di Lana. Oggi ho piacere di proporvi questo punto e spero di poterlo condividere con voi, lo stesso piacere, un punto nuovo, diverso da quelli che abbiamo elaborato finora. A me piace tantissimo, assume quasi la forma di un cuoricino se vogliamo, o se ci volete vedere un fiorellino, è molto bello, è lavorato a punto puff e a spuma di mare. Se avete piacere di poterlo vedere come eseguire, seguitemi e si possono elaborare con questo punto tutte le cose che desideriamo realizzare. Dai parecchi per il mare, ad esempio, lo scialle, una sciarpa, una mantella, una stola, un coprisole. Io ve lo faccio vedere anche da vicino, guardate un po' la tonalità che nell'insieme assume. È molto bello davanti, è bello anche visto dietro, in questo modo, e ve lo faccio vedere anche di lato, messo così. Perché in ampiezza raggiunta e desiderata può assumere una particolare, diciamo, fisionomia o fisio, nel suo insieme, una particolarità di tipologia di punto molto molto particolare, bello, originale, traforato e estivo. Potete usare tutti i filati che desiderate, che vi piacciono di più, soprattutto per quest'estate. E come se non bastasse, siccome io mi reputo molto esteta, nel senso che mi piace l'estetica, la bellezza, l'ho voluto arricchire dandole anche valore per il lavoro che si svolge, mettendo questo piccolo gioiellino per esaltarlo, diciamo la verità. Non per vanto, perché non mi permetterei mai, ma mi piace anche da essere un po' originale, ecco, un po' variare nella presentazione dei lavori. È molto semplice anche nello svolgimento del lavoro, quindi se avete piacere mi seguite, passiamo direttamente al tutorial, vi faccio vedere come realizzarlo. Io per mia particolarità, lo sapete già, ho fatto una serie di 6 catenelle. All'interno di queste 6 catenelle chiuse a cerchio, ho lavorato 4 gruppi, 1, 2, 3, 4 di punti alti chiusi, separati da 3 catenelle ciascuno. Quindi 6 catenelle chiuse a cerchio, questo è il codino, non c'entra niente, dove all'interno del cerchio ho lavorato 4 gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle. Certamente io ho usato un filato un po' troppo grosso, ma ci sono il lino, il filo di cotone, la seta, il nylon. Potete utilizzare tutto quello che credete meglio per questo periodo e realizzare i lavori che più vi piacciono e volete realizzare, insomma. Allora, partendo da qui faccio le mie solite 4 catenelle di giro lavoro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e ripeto il modulo base per il nostro margine, che sarebbe sempre lo stesso, 3 punti alti, in genere sempre lo stesso, 3 catenelle e 3 punti alti. Ok, poi una volta che raggiungo questa parte centrale del lavoro che ho appena svolto, io faccio un mezzo punto Salomon con il suo nodino centrale che mi servirà, è importante, un altro mezzo punto Salomon e raggiungo nuovamente la parte finale del bordo margine, questa, l'altro archetto. Filo sull'uncinetto e dentro l'archetto ripeto lo stesso modulo che ho fatto prima, cioè 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti e ripeto lo stesso modulo. Questo sarà il margine bordo che ci servirà sia da un lato che dall'altro per tutta l'altezza desiderata del lavoro che stiamo svolgendo.
Per rigirare il mio lavoro io faccio le 4 catenelle, che possono essere anche utili, in questo caso non l'ho fatto, per rifinire, utilizzarle per la rifinitura frangia, per la rifinitura del nostro lavoro. È un modo come un altro per avere di nuovo un archetto con cui lavorare. Quindi entro dentro il mio bordo, margine, dentro l'archetto e mi ripeto 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti, sempre sempre dentro lo stesso archetto, così. Dopodiché ripeto un altro mezzo punto alto e badate bene, questa volta raggiungo il centro del nodino che ho fatto prima del punto intero, Salomon. E all'interno di questo cerchietto, qui proprio nel nucleo del cerchietto, del nodino, lavorerò 3 gruppi di punti puff con le sue gettate. Anche qua regolatevi in base al filato che avete per le gettate. 3 catenelle dentro lo stesso base e lo stesso nodino, un altro punto puff con le sue gettate e 3 catenelle. Ancora un altro punto puff con le sue gettate, chiudo, blocco e raggiungo tirando il filo in questo modo con una ampiezza adeguata all'altra un altro mezzo punto Salomon e raggiungo questo bordo margine. Filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e mi ripeto. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. E 3. Dopodiché, per rigirare il mio lavoro, ripeto 1, 2, 3, 4 catenelle. Rigiro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto, questo, e ripeto lo stesso modulo. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Poi proseguo. Adesso farò una serie di punti Salomò o spuma di mare con il proprio nodino e raggiungo questa sorta di archetto che abbiamo creato tra uno spazio e l'altro dei punti puff, dove farò dei punti bassi. Però devo fare il punto intero Salomon, mi stavo dimenticando, ne ho fatto metà, il suo nodino e un altro mezzo punto Salomon. Così. Entro dentro lo spazio, questo spazio faccio 2 catenelle per lo spazio, un punto basso, 2 punti bassi dentro le catenelle, un punto basso sul punto puff, 2 punti bassi nell'interspazio e un altro punto basso sul punto puff, così, in questo modo. Poi di nuovo tiro il filo, faccio un altro punto intero, Salomon col suo nodino, che mi servirà da base per fare gli altri 2 aumenti. Da qui raggiungo, filo sull'uncinetto, il mio bordo margine e ripeto 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti dentro lo stesso archetto. Ora rigiro il mio lavoro e la mia tecnica è quella delle 4 catenelle. Rigiro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e ripeto lo stesso modulo del bordo margine. 3 catenelle, 3 punti alti. Come potete notare, si sta formando questa sorta di bordo che sia laterale da una parte e laterale dall'altra, che seguiranno tutta l'altezza del nostro lavoro.
Dopodiché proseguo, faccio un altro mezzo punto Salomon e raggiungo questo nodino centrale che abbiamo lavorato nel giro sottostante e ripeterò la stessa cosa che ho fatto col primo punto puff, ma questo è anche il primo degli aumenti che realizzeremo man mano che saliamo sempre così. Un punto puff, 3 catenelle, dentro lo stesso nodino, un altro punto puff con le sue gettate. 3 catenelle, 1, 2, 3, un altro punto puff. A me danno la sagoma più di un cuoricino, visto con l'archetto completo. Dopodiché faccio un altro mezzo punto Salomon o spuma di mare e vado qui al centro dell'arco sottostante, quello che abbiamo fatto prima con i punti bassi, e faccio un punto basso. Poi di nuovo tiro il filo, un altro mezzo punto di spuma di mare col suo nodino e vado di nuovo col filo sull'uncinetto qua nel nodino centrale laterale e faccio anche il secondo aumento. Se avevo prima un cuoricino, chiamiamolo così, adesso sono due. Faccio 3 gettate per un punto puff, chiudo, blocco, 1, 2, 3 catenelle, dentro lo stesso nodino, altre 3 gettate, chiudo e mi è saltato, lo ripeto, non c'è problema. Dentro lo stesso nodino un altro punto puff, chiudo, blocco, 3 catenelle, un terzo punto puff. Per ogni nodino 3 punti puff separati da 3 catenelle, che danno proprio la tipologia tipica a questo lavoro che stiamo preparando. Poi tiro il filo, un altro mezzo punto spuma di mare e raggiungo il mio bordo margine, dove ripeterò lo stesso modulo di prima, ovvero 3 punti alti, 3 catenelle, dentro lo stesso archetto, 3 punti alti. Ecco qua. Abbiamo ottenuto questa tipologia di lavoro. Se prima abbiamo iniziato con un solo cuoricino o fiorellino, come lo volete definire, adesso ne abbiamo realizzato due. Ora ci rimane da ripetere gli archetti fatti appunto spuma di mare o Salomon, come volete chiamarli voi, e dopodiché su quegli archetti dove ci sono i nodini realizziamo altri tre punti, altri tre aumenti, questa sorta di cuoricini. Quindi rigiriamo il lavoro con le mie 4 catenelle, rigiro il lavoro, sfilo sull'uncinetto, entro dentro l'arco e ripeto 3 punti alti. Questo bisogna farlo sempre per avere il nostro bordo, che io non ho rifinito questa volta con una rifinitura frangia o facsimile, ma ho lasciato così com'è, mi è sembrato più semplice e bello allo stesso tempo. Dopodiché allungo il filo, faccio di nuovo un punto intero Salomon o spuma di mare col suo nodino centrale, eccolo qua, questo. E raggiungo l'archetto sottostante tra uno spazio e l'altro dei punti puff e faccio dei punti bassi. Sul punto puff un punto basso, due punti bassi nell'interspazio e un punto basso sull'altro punto puff. Poi di nuovo mi ripeto con un punto intero di punto Salomon col suo nodino, col suo nodino centrale e vado a raggiungere l'altro archetto, l'altro secondo aumento.
Dentro l'archetto lavoro 2 punti bassi, un punto basso sul punto puff sottostante, 2 punti bassi nell'interspazio tra un punto puff e l'altro e un punto basso. Poi di nuovo allungo il filo, faccio un altro punto intero col nodino centrale che mi servirà per fare il prossimo aumento e un altro punto Salomone. Raggiungo da qui, filo sull'uncinetto, il bordo margine. E ripeto lo stesso modulo. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 2 e 3. Rigiro il mio lavoro facendo le mie 4 catenelle. Come sapete ormai uso questa tecnica. Filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e mi ripeto 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Facilissimo da svolgere, come è facile fare anche gli aumenti. Adesso, se notate bene, su ogni nodino che abbiamo preparato io farò di nuovo i cuoricini, quindi se prima era uno, poi sono due, adesso diverranno tre. Utilizzerò sempre il mezzo punto Salomon per raggiungere il nodino. Raggiungo il nodino, entro dentro e faccio 3 gruppi di punti puff con le proprie gettate. Ognuno di voi si regoli con la gettata che preferisce, secondo il filato che usa, secondo la grossezza proprio del filato, o se lo volete più ampio, più pomposo, dipende dal vostro piacere e gusto. 3 catenelle e un altro punto puff, che dà proprio la tipologia particolare a questo punto. A me sembrano più dei cuoricini, guardate che bellino. Poi faccio un altro mezzo punto Salomon o spuma di mare e raggiungo di nuovo l'archetto dove lavoro, no, bugia. Qua vado direttamente al centro dell'archetto dove ho lavorato i punti bassi e faccio un punto basso, semplicemente un punto basso al centro dell'archetto. Tiro il filo, faccio un altro mezzo punto Salomon e raggiungo l'altro nodino, questo centrale. Filo sull'uncinetto, entro dentro il nodino. E faccio di nuovo 3 gruppi di punti puff separati da 3 catenelle. Una, due, tre e un punto. Una, due, tre e il secondo punto puff. E il terzo punto. Dopodiché anche qui mi trovo sotto l'archetto già lavorato con i punti bassi, faccio un mezzo punto Salomon così e vado al centro di questo archetto con l'uncinetto, faccio un punto basso. Tiro su il filo un altro mezzo punto, spuma di mare. O Salomon, o Streghetta, come volete, raggiungo l'altro nodino centrale e anche qui mi ripeto 3 punti puff separati da 3 catenelle. Una, due, tre, ne ho fatto uno. Poi ripetiamo 1, 2, 3 e il secondo punto puff con 3 catenelle. E il terzo, una, sempre tenendo come base il centro del nodino. 2 e 3. Chiudo, blocco, faccio un altro mezzo punto Salomon in questo modo e raggiungo il mio bordo margine per ripetere lo stesso modulo. 3 punti alti,
3 catenelle, 3 punti alti. E questo è il nostro bordo margine. Però, se avete notato il lavoro che abbiamo svolto finora, eccolo qua. Abbiamo incominciato con un cuoricino che sono diventati due, che sono diventati tre. Uno, due, tre. E man mano si sale su così come vi ho fatto notare. Semplice da eseguire, semplice da svolgere, facile anche per chi volesse imparare adesso a utilizzare l'uncinetto e come potete notare anche qui dal mio precedente campione ho iniziato con uno, sono diventati due, sono diventati tre e poi quattro, uno, due, tre e quattro, uno, due, tre, quattro. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si va avanti sempre così, come vi ho fatto vedere nell'esecuzione del punto. È un punto molto bello, particolare, guardate, è traforato, è leggero, è facile, è pomposo allo stesso tempo, non passa inosservato, diciamo così, certamente non passerà inosservato. Quindi a questo punto mi sembra che mi auguro di essere stata più semplice che mai nella spiegazione e che sia piaciuta anche a voi e possiate utilizzarlo o realizzarlo come meglio preferite. Con l'augurio di poterci vedere e sentire nel prossimo tutorial con cose sempre diverse, belle e particolari. Quindi non mi resta che salutarvi e siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto tipico, prima di ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, la compagnia che mi fate per me è molto importante, credetemi, e io vi ringrazio anche per questo e soprattutto per questo, e vi saluto dicendovi quindi grazie en crochet, al prossimo tutorial. Grazie, salve e ciao!